tutti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 10 ottobre 2022. Si chiama Sign Network, è la nuova associazione che riunisce gli scienziati italiani in Germania. Il sodalizio, promosso dall'ambasciatore italiano a Berlino Armando Varicchio, sarà presentato il 12 ottobre all'ambasciata con la cerimonia di firma dello statuto. La cerimonia avverrà nel quadro di un evento che comprende anche un panel discussion su scienza e innovazione coordinata da Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, con la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, con la direttrice della DZHV Monica Jungenbauer, con il responsabile internazionale della FU Berlin Herbert Grishop e con il direttore esecutivo di Sign Gian Aurelio Cuniberti. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a berlino.scienza@esteri.it. Maggiori dettagli su www.ambberlino.esteri.it. Scadrà il 12 ottobre il bando con cui il Ministero degli Esteri, Ministero dell'Università e della Ricerca e Fondazione CRUI offrono 290 tirocini curricolari presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura della Farnesina. Bando a cui possono partecipare gli studenti di età inferiore ai 29 anni iscritti a corsi di laurea specificati nel regolamento dell'iniziativa. I tirocini, 256 in presenza e 34 a distanza, si svolgeranno dal 16 gennaio al 14 aprile 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.tirocinicrui.it. Ha preso il via lo scorso 7 ottobre il ciclo di incontri organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Francoforte dalla parte dei cittadini. L'iniziativa vuole offrire alla cittadinanza informazioni su cosa sapere e come fare quando ci si trova a confronto con la diversità dei sistemi giuridici tedesco e italiano. Il primo incontro è stato dedicato alla presentazione del portale del Consolato e degli applicativi digitali del Ministero degli Esteri, quali Prenotami o Fast It e altri di uso frequente. Il 13 ottobre è in programma un nuovo appuntamento alle 18.30 dedicato a cosa sapere e come fare quando si eredita, si fanno donazioni o altri atti notarili in Germania o in Italia. La serata avrà come relatore l'avvocato Francesco Pastori. Il ciclo di incontri, segnala il Consolato, proseguirà nei mesi successivi affrontando altre tematiche di interesse e attualità per i cittadini della circoscrizione consolare di Francoforte. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito www.consfrancoforte.esteri.it. Ripresi i collegamenti aerei diretti tra Sofia e Roma da parte della compagnia di bandiera italiana ITA Airways. Lo segnala l'ambasciata d'Italia in Bulgaria. La ripresa dei collegamenti aerei diretti tra le capitali dei due paesi con tre voli settimanali, sottolinea la sede diplomatica, rappresenta un essenziale strumento per rafforzare la vicinanza e i rapporti tra Italia e Bulgaria e per facilitare i cittadini bulgari e italiani e gli operatori economici dei due paesi nei loro spostamenti più frequenti, rendendo di fatto Italia e Bulgaria ancora più vicine. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ambsofia.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.